La chiesa di San Giovanni Bosco ai Ciliani era gremita di persone per dare l'ultimo saluto a Pompeo Giordano, l'operaio di 53 anni, morto tragicamente martedì quando il suo scooter è stato travolto dall'auto condotta da un cinese, poi fuggito via. Oltre un centinaio di persone, tra parenti, amici, colleghi e Coloro che si sono conoscenti, hanno feriti partecipato questo vivranno pomeriggio questa al dolore dolorosa composto della moglie Marisa e di Lorenzo, il figlio di triste data 19 anni. comunque dalla Presenti nostra alla cerimonia esistenza, funebre i anche i giocatori simboli del della Seano nostra Calcio e del esistenza, San Giusto, di cui Pompeo preziosi era stato sacerdoti dirigente. bellissimi. Lo sfortunato operaio tessile, con la Era passione per il calcio, non nato era apprezzato solo dal mondo sportivo, che lo vedeva impegnato in prima bambino, persona, ma anche dai residenti del quartiere dove viveva e dai colleghi di lavoro. Tutto il personale della rifinizione vignale di Montemurlo, infatti, era presente in chiesa, stretto attorno alla famiglia Giordano. Tanta commozione da parte degli intervenuti, con il parroco Don Antonio, che ha ricordato Pompeo come un uomo buono, generoso e sempre pronto a darsi da fare per il prossimo. Nessun riferimento al clima d'odio che si è creato nei confronti del pirata cinese. L'uomo, dopo la decisione del GIP di convalidare l'arresto e di disporre la custodia cautelare in carcere, è rinchiuso alla Dogaia.